Nuovo affondo del Movimento 5 Stelle contro le banche. I deputati pentastellati, cartelli alla mano, hanno occupato il corridoio antistante la Commissione Finanze della Camera per chiedere al Governo di ritirare la misura che prevede la confisca della casa dopo 7 rate del mutuo non pagate. La casa non si tocca. Mettere a rischio le case degli italiani è una follia. Riportiamo i partiti sulla terra. Secondo i deputati del Movimento, il provvedimento non recepisce quanto impone l'Europa, che chiede di tutelare non solo le banche ma anche i cittadini. Ancora una volta il Governo fa un favore alle banche. Con questo decreto legislativo che passa sulla testa dei parlamentari si decide che se un cittadino che ha contratto un mutuo e o paga in ritardo 7 rate oppure semplicemente non riesce a pagarne una di queste, la casa arriva in disponibilità delle banche. Quindi è sostanzialmente un velocizzare, un furto vero e proprio da parte delle banche ai danni dei cittadini che oggi non riescono più ad arrivare a fine mese. O ritirano queste porcate o non entriamo in commissione, scrive su Facebook Alessandro Di Battista. Proteste che portano governo e maggioranza a far slittare la riunione della commissione. Le case vanno salvaguardate. Noi siamo dalla parte dei cittadini, siamo dalla parte dei risparmiatori e dei proprietari di casa che si vedono sottratta la casa solo se mancano di adempiere, anche quindi per un semplice ritardo, per 7 volte anche non consecutive nell'intera vita del mutuo. Questo è inaccettabile. Siamo impegnati ad approvare delle norme che aiutino i consumatori anche nella sottoscrizione dei mutui, con costi più bassi e maggior certezze. Noi lo facciamo con la consapevolezza che è un settore difficile e questo è il momento per essere vicini alla gente. Altri invece mettono la testa sotto la sabbia e continuano a urlare. Questo è l'atteggiamento del Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle, insomma, è pronto a scatenare la guerra contro il provvedimento e lo fa usando tutte le armi a disposizione. Dopo la commissione, i deputati hanno manifestato il loro dissenso anche in aula. La norma su cui si è scatenata la gazzarra non introduce un principio nuovo, ma va a disciplinare in senso restrittivo e quindi favorevole al consumatore un principio già esistente nel nostro ordinamento. L'unico dubbio che rimane è se prima di fare quello che hanno fatto in commissione i 5 Stelle hanno almeno letto la norma o se non l'hanno letta e non l'hanno capita.